Va bene, quindi per il momento dobbiamo andare di qua. Quindi il teleport non posso usarlo, esatto, perché mi hanno impedito praticamente di utilizzare il teleport. E dobbiamo andare a piedi. Va bene. Ma chi abbiamo in team? Ah, vabbè, il team che ho utilizzato poco fa. Scappa, Noah, scappa! C'è il nemico. Bella questa idea, mi è piaciuta. GG. Ah, nessun sopravvissuto. È questo l'ordine di Re Valmoris. Quindi questa è... Papà, dove sei? Non aver paura, pu puoi nasconderti dietro di me. E ora li salviamo, gli spacchiamo il culo. Tac. Rinforzi. Maledizione. E che rinforzi? Ora si unisce la figlia. Papà, scusa il ritardo, bambina mia. Sono felice di vederti. Che tra l'altro mi serve per il castello che deve aprire, non so cosa. Milady è salva. Comandante Nova, i miei compagni... Che cosa? Valmuris ha mandato un gruppo a fermarci. Non raggiungeremo mai le navi, a meno che non lottiamo per arrivare al molo. Il duca Aldric avrà previsto la nostra fuga in questa direzione. Così sia. Dobbiamo solo... Libero una strada. Ah, sì. Beh, è più o meno quello che stavo per dire, comunque. Ma fai attenzione, per favore. Perderti avrebbe conseguenze terribili per l'Alleanza. Penso che Merge si sia finalmente arreso. Vengo con te, Nova. Beh, siamo arrivati fin qui. Meglio arrivare fino in fondo. Ehi, non è giusto, vado anch'io. Cavolo, questa voglia di impicciarsi a tutti i costi è contagiosa. Chi altro verrà? Ah, vabbè, dai, abbiamo un buon team, però. Se c'è Sain, se c'è Sain con... Allora, tu vai a fanculo. Tu vai a fanculo e tu vai a fanculo. Mi dispiace, ma dobbiamo riportare il team alla sua funzione originale. Quindi portiamo Momo, che adesso è diventata una delle mie colonne. Poi mettiamo Sein e anche Marisa. E facciamo così, siamo a posto. Per Riel come supporto, qualora dovessero aiutarci... Ma non c'è bisogno di Per Riel in realtà. Posso mettere lei per correre più veloce, almeno ci spostiamo più in fretta. Tanto sono talmente forte che non ho bisogno di... Buona fortuna a tutti. Faremo del nostro meglio per mantenere la posizione. Probabilmente incontrerete soldati di Kenan lungo la strada che porta al porto. Che porta al porto. Quindi fate attenzione. E già che ci siete, io radunerò le truppe. Vi seguiremo non appena avremo ricevuto il segnale. Prendeteli! Lo faremo, Albi. Prenderemo delle navi e troveremo un modo per far uscire tutti da qui. Lo prometto. Adesso muoviamoci. Nessuno ti farà del male finché mi avrai come scudo. E allora vai, salve i nostri amici. Grande Reina, tu sì che sei OP. Niente, vabbè, si unirà dopo per trama. Hanno distrutto proprio le navi. Hanno proprio distrutto le navi. Dov'è il porto? Siamo vicini? Credo di sì. Appena avremo la strada libera per arrivare alle navi, ce la diamo alle gambe. Giusto, non dobbiamo abbassare la guardia. Boss fight? Ecco, è l'alleanza. Bello, con questo team mi piace. Forse è troppo sperare che ci lascino passare. Che bel mostro che avete con voi, vermi. Da quello che ho capito è un regalino dell'impero, una creazione incredibile. Ovviamente, il duca ha previsto tutte le nostre mosse. Non importa, dobbiamo comunque passare. Sì, e gli altri contano su di noi, quindi distruggiamo quella cosa. Minchia, tutte boss fight qui di fila, eh? Tanta roba. Esemplare sperimentale A0099, con armatura B tra l'altro. Quindi devo anche spaccargli l'armatura. Minchia, però non mi ha recuperato gli MP. Pangata questa, eh? Un po' una fangata.
param pam param param pam param param pam. È bellissima sta hosta. Vabbè, tu fai attacco normale e tu invece devi spaccare qua la, l'armatura. Vabbè, B però non è altissimo, dai. Brava, Momo. Allora, tu metti questo così aumenta la difesa magica. Tu qua purtroppo devi andare a curarti gli MP da sola, mi dispiace. Tu invece ne approfittiamo così ci buffiamo tutti. Siamo tutti difesi ora, abbiamo tutta protezione. Loro fanno danni come se non ci fosse un domani. Bello così. Vai Reina. Ah, minchia, fa attacchi a tutti. Niente, a sto punto ti potenzio un po'. Tu Momo quanto hai? 120, quindi allora aspetta, lo fai di nuovo pilastro dell'inferno. Troppo bello sto attacco. Proprio è pioggia gentilezza. Letteralmente pioggia gentilezza. Sì, vedi, loro fa sempre sto attacco di fronte. Vabbè, a sto punto attacca, che ti posso dire? Attacca. Io faccio piovere, qual è il problema? Tu mi attacchi e io faccio piovere. Easy. C'è brutto tempo qua. Ah, è finito il berserker di... Ah no, ancora ce l'ha. Ma armatura distrutta. Oh oh. Ah vabbè, pensavo peggio. Ok, HP gialli. Va benissimo. Devo sbloccare gli oggetti che mi diano... No, aspetta, sbagliato. Le pozioni che mi danno più MP, perché è strano che non ci siano. Dai che sei morto. Ah, bravo. Bravo.
Runa del fragore della carica. Sto prendendo un botto di robe e non le posso neanche sfruttare al momento, perché non le posso sfruttare. Spero che ora mi facciano un po' sistemare tutto. Niente male. Qual era il tuo titolo, tenente? Sono Sein Kessling. Anche tu sei in gamba, guerriera guardiana. Continuiamo, siamo quasi arrivati al porto. Perché vedi, se devo continuare a combattere così senza... Ecco, vedi, qua invece forse... No, merda. Oh, oh. Non mi dite che c'è un'altra boss fight. Le navi. Ah, ora le avete viste? Vabbè, sì, effettivamente eravate distratti prima. Cattive notizie. Hanno affondato tutte le navi? Sarà stato questo l'obiettivo di Kenan. Se non passiamo, è solo questione di tempo prima che l'impero e Kenan ci mettano con le spalle al muro. È per questo che il duca non ha continuato a seguirci. Aveva già dato ordine a qualcun altro di farlo. È inaccettabile, non era questo il piano. Cos'è successo all'operazione Lacrime del Duca? Probabilmente avrà quel sorrisetto odioso stampato in faccia proprio mentre parliamo. Ah, è molto irritante. Sei un comandante così bravo da prevedere ogni nostra mossa? Allora sì, sua signoria è veramente irritante. Quindi è finita? È arrivata la nostra ora? No, dai, ora arriverà Leviathan e ci porta... No, quello è un altro gioco. No, voglio dire, e se riparassimo le navi o che so io? I Kenaniani hanno fatto un bel lavoro, purtroppo. Saremmo fortunati se riuscissimo a mettere assieme anche solo una zattera. E poi l'impero ci troverebbe ancora prima di finire. A quanto pare i Kenaniani sono riusciti a portare a termine il loro lavoro. Hanno bloccato la via di fuga. Adesso dobbiamo solo dargli il colpo di grazia. Oddio, un'altra botta. Sì, signore. Minchia, devo combattere lui. Ma fatemi recuperare MP e tutto. Papà, ho paura. Non è che possiamo arrenderci e cavarcela con un semplice rimprovero? Che dite? No? Ok, no. Potremmo radunare le nostre truppe e lottare, ma le probabilità di successo non sono a nostro favore. Quindi non c'è niente da fare. Nova? Ora sblocca il potere incredibile, pazzesco, e ammazza tutti. Vado io. Cosa? No, un momento. È la mia testa che vogliono. Se mi arrendo potranno... Non osare. Davvero, aspetta. Pensi davvero che arrendendoti riuscirai a proteggerci? Un attimo, ragazzi. Ragazzi, aspettate. Beh, non ho sentito altre buone idee. No, davvero, un attimo. Quei tipi sono terribili. Probabilmente ti uccideranno e poi verranno a prenderci. Dobbiamo affrontarli. Dobbiamo lottare come dei demoni. Potrebbe funzionare. Ma volete ascoltarmi? Immagino che potremmo provare ad arrenderci tutti insieme. Ah, potremmo, sì. Potreste, per favore... Silenzio, ascoltate. Non c'è bisogno di urlare. Aspettiamo che si... a quanto pare sì, perché avete il fango nelle orecchie. Adesso ascoltatemi. Ha ragione. Fate tutti silenzio. Arrivano gli squali? Arrivano l'esercito degli squali, no? Ci servono loro. C'è qualcuno che sta cantando. Sì, sono gli squali. Sono gli squali. Ah, laggiù. Attracca in quel porto. Ah, Yulin entra nel gruppo, finalmente. Ecco, tu mi mancavi, quindi ottimo. Ci provo, ma non è proprio come muoversi sulla sabbia. Cioè, gli squali che hanno difficoltà a muoversi in acqua, vi rendete conto di che stiamo parlando? Già, ma per il corpo di mille balene, queste acque sono sicure? Tenetevi forte, amici. Se cadete, dite addio alle ossa. Cioè, gli squali che hanno paura a nuotare. Che praticamente dovrebbe essere il loro ambiente naturale. Grande squalo del cielo, sono troppo giovane per sparire. Voglio morire sulla terraferma. Basta con le chiacchiere, siete uomini o squali? Oh, scusa, non ho capito. Le vostre vite sono un piccolo prezzo da pagare per salvare i nostri amici, non è vero? Un po' di razzismo? Noto? Yosumi! Yosumi! Yulin e gli squali!
Cavolo, quante navi. Quindi mi sa che oggi non perderete le vostre teste. Ah, la plot armor quanto è efficace. Oddio, per essere un vecchio castello è bello robusto. Ci sono voluti secoli per corrodere la porta. Eh sì, perché lui praticamente, ora ovviamente non lo sapete perché non l'avete visto, ma ogni volta che, se voi ci andate a fare visita alle prigioni, praticamente la guardia vi dice che lui, ovvero Harswine, preferisce praticamente il cibo molto salato. Quindi lui praticamente che ha fatto? Ha preso il sale per appunto corrodere la porta. Talmente ha fatto che ha corroso la porta. Allora, minchia, quindi ora è riuscito a scappare. Chissà se lo possiamo reclutare con noi, ma penso di no. Nel frattempo, mentre l'esercito imperiale si rafforza, le forze di nuovo affrontano una situazione disperata. Ecco, qui ora siamo nella parte quella, nella parte centrale dove probabilmente ci saranno bloccate tutte le zone. Mi chiamo Chapel Willard e sono il nuovo governatore scelto per decreto dell'impero galdeano. Ho un annuncio per voi. D'ora in avanti questa città si sarà riconosciuta come Estlart. Il vecchio nome è stato abolito e chi si rifiuterà di usare il nome corretto sarà punito repentinamente. Ma questa è la città di coso? Di Yuma. Silenzio. All'interno dell'impero voi apparterrete alla seconda classe. Fate eccezione per chi ha una coda che apparterà alla terza classe. Silenzio. Non voglio ripetermi. Fortunatamente per voi sciagurati, sua grazia il Duca Aldric è sia misericordioso che generoso. Chiunque sia in possesso o in sintonia con una lente runica sarà cittadino di prima classe e avrà possibilità di essere scelto come ufficiale dell'esercito imperiale. Vi assicuro che questa offerta è molto conveniente per voi. Se pensate di averne diritto, presentatevi il prima possibile all'ufficio del governatore. Così li possono sfruttare, ovviamente. Ah, siamo ritornati al castello, però. Quindi ora tecnicamente siamo quasi, quasi liberi di poterci muovere, dico quasi. Ehi, Nova, buongiorno. Ci sono venuti tutti nella sala grande e... beh, volevo solo venire a allargarti un po'. Mi conosci, sono bravo a supportare gli altri. E poi è gratis. Dai, andiamo. Ok, quindi io in teoria ora dovrei andare per trama. Ok, dovrei andare per trama lì. Controlliamo subito una cosa. Minchia, non posso teleportarmi. Perché forse devo parlare prima. Sì, devo parlare prima con loro, va bene. Voglio cercare di staccare per, prima di, cioè voglio essere libero prima di staccare, così posso fare altra roba dopo. Eccoti, comandante. Forza, sbrigati. Vorrei iniziare questo incontro con un riassunto degli ultimi eventi. Ho mandato Sabine e Garu in perlustrazione a Euchiris. Garu, potresti... Certo. Oh, e posso iniziare dicendo che non ho speso l'occasione di perlustrare con una partner così affascinante? Se non ti dispiace essere giudicato. Non voglio girarci intorno, quindi vado al punto. Ishan è ormai completamente sotto il controllo imperiale. Ah, ok. Quindi forse lì non ci posso andare, ma va bene. Perché tanto io l'ho reclutato tutti, penso. Cioè, oddio, ho reclutato la maggior parte di persone che potevo reclutare, quindi... Oh, la mia povera gente. Chi ha la coda di terza classe, eh? Avrei una cosa o tre da dire. Sono tutti così galdeani? Non posso negare che alcuni dei nostri conterranei abbiano delle opinioni terribili. È riprovevole, mi dispiace molto. Non sei tu a doverti scusare. E poi, sono felice di averlo sentito, perché adesso metterò più rabbia nell'utilizzo della mia lama.
Allora, quanto dobbiamo preoccuparci del fatto che i detentori di lenti che sta reclutando abbiano diritto a questo patto conveniente? Sappiamo che Aldrich sta provando a trasformare lenti runiche in armi per poter usare in modo efficace. Il drago che abbiamo visto sul campo di battaglia ne è un esempio perfetto. Nel laboratorio in cui eravamo imprigionieri lui usava le persone per sbloccare il potere della lente grezza. Probabilmente farò lo stesso con gli altri detentori di lenti. Bisogna fermare il duca prima che vadano perse altre vite innocenti. Un bel pensiero, ma considerato lo stato del nostro esercito, l'impero ha formato un'unione straordinaria con i Re di Vivi e i Kenaniani. Noi invece ci stiamo ancora leccando le ferite dall'ultimo scontro. Alcuni Eucirissiani hanno provato a resistere all'assalto imperiale contro Ishan, ma sono stati completamente massacrati. E da quando è fuggito da Noristar non c'è traccia di Re Sallas. Non siamo riusciti a contattare né il generale Electra né Maxim. L'ultima volta che li abbiamo visti ci stavano guardando le spalle mentre fuggivamo da Atrabalt. Però ci sono ancora i Silvani e gli Squali, anche se, devo ammetterlo, potrebbe non essere abbastanza. Abbiamo la minima possibilità di sconfiggere l'impero in caso di conflitto diretto? No, milady. Quindi è una causa persa. Bene. Cavolo. Ok, tutto ciò è terribile, ma non possiamo semplicemente arrenderci, no? Deporre le armi e arrenderci è... Beh, non è la nostra opzione peggiore. Così facendo potremmo riuscire a salvare le vite di innumerevoli soldati, nostri compagni e amici. Cosa? No, non ci arrenderemo. No, assolutamente no. Ovviamente, l'altra opzione è continuare a lottare. Tu che ne pensi, comandante Nova? Io... Ok, state calmi tutti. Non è giusto che Nova debba farsi carico di questo peso da solo. Non è assolutamente giusto chiedergli di decidere il destino delle vite di tutte quelle persone. Voglio dire, al posto suo io... Me la starei facendo sotto, no? Cavolo, probabilmente collasserei a terra e inizierei a balbettare come una bambina. Tranquilla, Lian. Ti ringrazio, davvero. Ma è una decisione che devo prendere io. In un modo o nell'altro. Proprio così. Per fortuna non sembra che l'esercito imperiale stia marciando da questa parte. Il perché non lo so. Forse non hanno capito che siamo qui, o magari stanno attendendo il resto delle forze. Ad ogni modo, c'è almeno un po' di tempo per analizzare la situazione. Ma bisognerà prendere una decisione. Quindi posso veramente decidere di arrendermi, tipo mandare tutto a puttane? Sarebbe tipo il finale, il bad ending, quello, in teoria. Come... C'è anche in Shuikoden una cosa del genere, quando si va a Tinto per sconfiggere Necklord, eccetera, eccetera. Che tu puoi decidere praticamente di mandare tutto a puttane e andartene con Nanami via e fai tipo... Ah, ok, ora posso riteleportarmi. Ah, posso tornare anche nelle città, quella di Atrabalt. Ok, vedi? Perfetto, perché io così posso mettermi... Oddio, aspetta, ma c'ho soltanto una squadra di ricognizione? Come c'ho solo una squadra di ricognizione? Perché c'ho solo... Ah, certo, perché l'altro membri si è sfaldato perché combattevano con me, giustamente. Allora, io per il momento, vedi, non ho obiettivi, quindi vuol dire che succederà qualche trigger dentro il castello qua. Ecco, esattamente qui. Oissa. Stai organizzando il deposito, Sumire? Proprio così. Voglio che le cose siano pronte nel caso in cui Nova e tutti gli altri debbano andare in guerra. Pronte. Ah, ecco, io ora così vedo le decisioni da prendere. Sì, perdere tempo a cercare le cose rovina il momento pre-battaglia. Voglio fare tipo boom, ecco a voi. Così loro potranno continuare con boom, eccoci. Credo sia il modo migliore per aiutarli. Ben detto, Sumire. Qualcosa mi dice che la studentessa sta sorpassando l'insegnante. Vedi, perché così io posso decidere poi cosa fare. Perché sento le opinioni di tutti quanti. Allora, forma gruppo. Per il momento voglio mettere soltanto lei. Così almeno posso correre veloce. Quindi forse devo andare in tutte le stanze. Ecco.
Ho sempre saputo che Noah fosse qualcuno di cui fidarsi. Quando mio fratello e gli altri ragazzini del villaggio erano nei guai, ho fatto di tutto per aiutarli. Non si renderà neanche questa volta, e lo stesso vale per me. Quando Noah si getterà nella mischia, io sarò al suo fianco. Che quella feccia dell'impero ci attacchi pure con 10-100 legioni. Non supereranno mai Rei nel suo esercito difensivo di Cavalieri Oscuri. La mia lente lunica freme, è pronta per la battaglia. Anch'io sono pronto a combattere per i soldati feriti. Potremmo anche non buttarci verso il pericolo, ma sarebbe troppo ragionevole. Cercate soltanto di non farvi uccidere. Di tutto il resto possiamo occuparcene. Sarò lì a curarvi, così potete concentrarvi sulla cosa più importante. E ora cambia tono e diventa... Ecco. Fare a pezzi quei disgustosi galdiani, capito? Distruggeteli. Sì, devo prendere praticamente le opinioni di tutti. E questa potrebbe essere una cosa legata anche a quanti personaggi ho reclutato nel gioco. Potrebbe essere tranquilla. Ecco, vedi, qua ci sono gli altri. Quindi il comandante combatterà o si piegherà? La domanda più importante è: cosa hai intenzione di fare tu? Non saresti il primo mercenario a non presentarsi all'appello per una battaglia persa in partenza. Solo uno stupido non scapperebbe. I Sawad tengono fede alla parola data. Se Nova sceglie di combattere, io lotterò fino alla fine. Devo preoccuparmi di te? Considerami una stupida. Anche se la signora non dipendesse da me, cosa che fa? Nova ci guiderà verso la strada giusta. È un bravo ragazzo. Beh, se tu sei stupido, lo sono anch'io. Sarò l'ultimo a rimanere in piedi, sappilo. Non mi sono fatto un lungo viaggio oltreoceano per scapparmene con la coda tra le gambe. Sono qui per banchettare e questa battaglia sarà la portata principale. Non ho bisogno di vedere la morte in faccia per sentirmi in vita, ma non abbandonerò tutte le persone fantastiche che ho conosciuto qui. Se tu resti, Sabine, resto anch'io. Lo so, sei un bravo uomo. Continuate pure a parlare se volete. Io vado a lucidare la mia lama finché non sarà splendente. Vedi, ci sono praticamente tutti i personaggi che avete reclutato, che parlano praticamente... Però a questo punto io ora vorrei effettivamente, prima di concludere, ecco, vedi, tutti quanti i discorsi... ma qua Baba non c'è. Da cazzo sei, Baba? Perché questi sono quelli della Gilda. Forse Baba sarà fuori. Oddio, perché questa mi sta sembrando una parte molto conclusiva? Maestà, cosa accadrà a noi? Non saprei. Qualsiasi cosa deciderà il comandante Noah, non smetterò mai di lottare per riconquistare Eucerys e ridare il trono a sua maestà. Nemmeno io. Grazie, ma non penso arriveremo a ciò. Periel crede in Noah. Lo sa che non si spezza facilmente. Sì, signore. Si vede che quel ragazzo è uno che non cede davanti all'avversità. È probabile. Un giorno lei capirà che è lo stesso per me. Vedi? È molto particolare qua la situazione. Che ne sarà di noi, Milady? Non possiamo sapere cosa deciderà. Oh, per favore. Quella è l'unica cosa ovvia. Ne è certa, quindi. Non punto su un cavallo perdente, Merridge. Il ragazzo farà la scelta giusta, ne sono certo. Il suo spirito è nobile quanto il suo, contessa Grum. Oh, grazie, mio signore. Ben detto. Per quanto mi riguarda, anch'io credo in lui. Quindi ve lo immaginate, tipo, io sento tutti questi discorsi, credo in lui, ce la farà, e poi scelgo, no, ci arrendiamo, tipo così. Proprio le palle che cascano. Quindi adesso che si fa? Se l'alleanza dovesse arrendersi, cosa ne sarebbe di noi? Beh, sicuramente non torneremo all'impero. A meno che non vogliamo perdere la testa per diserzione e tradimento. Ma possiamo sempre fuggire in qualche area remota e continuare a resistere da lì. C'è sempre la possibilità che il duca perda consensi nell'impero. L'opposizione potrebbe crescere. E comunque non smetterò mai di combattere. Posso venire anch'io? Potrebbe essere molto pericoloso. Oh, lo so. Ma avete lottato tutti per me e mia sorella, e voglio ricambiare il favore. Anch'io combatteremo con voi. Siete molto coraggiosi, tutte e due. Ma non devi preoccuparti, Milu, non sarà necessario. Come fai a saperlo? Perché lo conosco.
Madonna mia. E sono tutti convinti che io combatterò praticamente. Non capisco il problema. Hanno un modello da seguire come me in caso di necessità. Non c'è niente che possa andare male. Sì, è da ora che i buoni distruggono i cattivi, come in quel fumetto di magia che ho letto da bambina. C'erano signori oscuri e battaglie epiche per il destino del mondo. La grafica era così bella, non riuscivo a smettere di leggerlo. Le ragazze magiche sono fatte per questo tipo di battaglia. Proprio così. Anch'io dovrò sopravvivere a questa prova, altrimenti non raggiungerò i miei obiettivi di magia. Ma succeda quel che succeda, combatterò fino al mio ultimo punto muscolatura. Il reame di Elden ha vissuto una guerra simile a questa, ma è trascorso molto tempo. Non temete, cuccioli miei, la mia magia oscura ci farà superare anche questo momento. Non so se serviranno, ma sono pronto a usare i miei miseri talenti al meglio delle mie possibilità. Quando avrò il controllo dello schiavo che sto cercando, nessun esercito riuscirà a fermarmi. Vedi, ci sono tutti i gruppi che stanno parlando, proprio letteralmente. Ma anche se vado fuori? Eh sì. Papà, ho paura. Moriremo? Cosa? Ah, non moriremo, bambina mia. Non finché potrò combattere, non ci credi? Facciamo i bagagli e partiamo subito, ok? Non mentirmi, eh? I genitori pensano che i figli siano troppo piccoli per capire, ma non è così. Dai, Garu, lo sa che non scapperete. Ehi, fatti gli affari tuoi. Va tutto bene, Alabi. Non permetterò che ti facciano del male. Ce la faremo. Tuo padre non scapperà perché non ha intenzione di perdere. Ehi, io sono il genitore, ok? Sei fortunato, papà. Non tutti hanno degli amici così fantastici. Non scapperai. Senti, tu sei la persona più importante per me. Non permetterò che qualcuno ti faccia del male, ma ci sono battaglie delle quali non si può fuggire. Lo so. Ti voglio bene, papà. Però lei ancora ufficialmente non l'ho reclutata. Quindi io devo reclutare anche lei. Devo reclutarla. Ok, qui abbiamo parlato con tutti. Quindi saliamo. Ecco, qua ci sono gli altri. Ah, sì. Nova. Ha dimostrato il suo valore tra le dune di sabbia. Non farò la scelta sbagliata ora. Dobbiamo essere pronti per quando arriverà l'ordine. Non combattiamo soltanto per noi, ma anche per il nostro futuro. So riconoscere una battaglia decisiva quando la vedo. E non vedrete una stella nascente come me darsela a gambe. Minchia, stanno parlando di battaglia decisiva. Gli altri nani scappano, ma non io. Sì, il cattivo sta per avere ciò che merita, perché l'ho appena preparato il mazzo definitivo. Un poema? La speranza è una fiamma che continua a bruciare e nessun tiranno al mondo la può domare. Oddio, sembra quasi che veramente io debba reclutare tutti prima di sta parte, qua, sembra quasi. Quindi adesso che si fa? Darò per scontato che sia una domanda retorica. In che senso? Da quello che vedo, Nowa non è il tipo che si arrende in un momento come questo. Concordo. Quindi quello che succederà adesso è che ci prepareremo per la battaglia. Non è finita finché non elimineremo l'impero e libereremo Yarnan. Fine della storia. Già, proprio così. Dovrei preoccuparmi di meno e prepararmi di più. Grazie per avermi risparmiato il dovere di pensare a un discorso di incoraggiamento. Sì, proprio letteralmente ci sono tutti. Cioè, tutti i vari gruppetti. Ci sono tutti, tutti i vari gruppetti, tutti i vari... Ecco, perché qui per esempio c'era la stanza di Perriel. Sul tetto invece chi c'è? Non c'è nessuno. Ma vuol dire che devo ancora ascoltare qualcuno in realtà. Qui cosa c'è? Niente. Qui c'era la sala grande. Qui ci siamo stati. Sul balcone in realtà ci siamo stati pure qua. Sì. Qui c'era la biblioteca.
Eh sì, praticamente ho girato ovunque. Ah, ecco, vedi? Qua c'è il trigger. Beh, Noah, hai No. trovato la tua risposta? In realtà sì. Se Non toccherai riesco a tu. smettere di pensare a una cosa. Cosa? E Antonio, se non fossi dirmi la questa persona cosa. sbagliata? Tantissima gente ha Hai subito le capito conseguenze qualcosa? delle mie scelte e non mi sembra giusto. Oi, oi. Cugino, e dai, per favore. Questo è Kogen. Noa, Noa, Quando ci hai via. detto che stavi formando un Onore. esercito di resistenza, abbiamo Devono giurato di servirti a distrutte costo della nostra vita, tutte. ricordi? E Dakara. non ce ne siamo pentiti neanche per un momento. Mozu. Esatto. E invece loro sì. Sì, signore, abbiamo deciso quella notte. Sei un Sempre uomo per cui vale sembra. la pena rischiare la vita. Lo stesso vale per i tuoi ideali, quindi adesso smettila di dubitare di te. In cuor tuo sai ciò che è giusto, l'hai sempre saputo. Quindi fidati di te stesso. Grazie a tutti. Ciò che provo non è cambiato da quella notte. Io ora sono qui con tanti nuovi amici. Quindi grazie. Adesso so cosa fare. Bene. Se non credi in te stesso, i tuoi soldati non riusciranno a combattere. Un leader deve aggrapparsi ai suoi ideali. Spettacolare. Mi stavo giusto chiedendo quando il grande capitano sarebbe diventato un quasi eccellente capitano. Un attimo. Ero solo grande? Non ci credo. Ymir ha appena fatto una battuta? Non faceva ridere? Era quasi eccellente, direi. Adesso posso dire di averle viste tutte. Se sei pronto, Nova, guidaci, sicuro e deciso. Ah, ecco, vedi, adesso è spuntato. Quindi sono rispuntati tutti adesso gli NPC nella loro posizione d'origine. Quindi ho parlato con tutti. Sì, ok. Ecco qua. Vedi Clark, Foxiel. Questi li devo trovare tutti. Ah, attenzione. Sono spuntati nuovi personaggi, vedi? Sta aspettando qualcuno che si unisca a lui per affrontare questa missione insieme. E tu invece, il cangurotto, dove si trova? Come sempre, sta suonando allegramente nel covo dell'eroe. Potresti andare a trovarla e sentire com'è brava. È da tanto che ti aspetta. Ah, ecco, vedi, lei la possiamo reclutare easy allora. Tra l'altro c'è anche la sfida di cucina che devo fare contro lo chef supremo. Quindi lei si trova qua, ha detto. Eccola. E ora la posso reclutare. Oh, ciao Nova. Stavo pensando di creare un angolino in cui le persone possono ascoltare la musica. Eccoci qua. Bimba di papà. Conto su di te. Occupati di mio padre, ok? Oh, potrai unirti a me ogni volta che avrei voglia di cantare. Oddio, ogni volta che avrei di cantare. Oddio, che c'è il karaoke come su. No! Ah, sì, ok, perché gli devo chiedere la ricetta. Kurzen, ti dispiace aiutarmi in una cosa in cui sei molto esperto? Di cosa si tratta, Nova? Sto cercando un piatto preciso. Contiene tanta verdura e il suo sapore ti tira su di morale. E oh, sì, sa un po' di pesce anche se non c'è nel suo interno. Ti dice qualcosa? Lo vuoi ora? Oh, non è per me, è per una persona che ho conosciuto. Ha detto di averlo assaggiato quando era piccola, ma non ricorda cos'è. Per questo motivo non può sposarsi. Ti fai sempre in quattro per chiunque, vero? Ma hai trovato l'uomo giusto. Dunque, sai di cosa si tratta? No, e questa cosa mi fa andare fuori di testa. Ecco perché lo scoprirò. Oh, merda, quindi devo aspettare? L'attesa è finita. Ah, è un'antica specialità culinaria conosciuta con il nome di zuppa di latte vegetale. No, ce l'ho! Non voglio dire che la gente non la prepara più, anzi, è ancora molto conosciuta, ma gli ingredienti, lo stile di preparazione, addirittura il nome non sono più gli stessi. Resta qui, ti preparo una bella zuppa calda. Io già ce l'ho la ricetta, l'ho trovata. Eccoti la zuppa di latte vegetale. Ciò che tanto brama la tua amica è un assaggio della sua infanzia. Ok, perfetto. Che culo! Grazie, Kurz. Ok, perfetto. Così la possiamo andare a reclutare già adesso. Però aspetta, qui salviamo.
Vedete, qui c'è praticamente il cuoco con qua che dobbiamo fare la sfida, ma la faccio poi a parte, non la faccio adesso. Così registro tutte le cose secondarie a parte, anche perché devo trovare gli altri Beigoma e devo continuare la quest dei Beigoma. Quindi intanto andiamo a reclutare la volpina. Madonna, sono contento di poter rientrare nelle città. Avevo paura che non potessi rientrare più. Minchia, ma qua ci sono i redivivi. Forse posso scontrarmi contro di loro se li prendo. Oh merda. Vabbè, a me interessa soltanto parlare con la volpe. Eccola qua. Era questo che cercavi? Oh, cos'è? Posso assaggiarlo? Non ci credo. No, so che è scortese da chiedere, ma posso assaggiarne un po'? Certo. Grazie. E questa è la ricetta, ne sono sicura. La zuppa non è né troppo dolce né troppo salata, e l'aroma lambisce i ricettori olfattivi, ricreando alla mia mente i sapori del mare. Mi viene da piangere, mi riporta alla mente un sacco di ricordo. Nuovo, qual è il nome di questo piatto? Il suo nome è zuppa di latte vegetale. Tutto qui? Davvero questo è il nome? Sì. Oh, scusa, non dovrei ridere. Non mi hai offeso, non l'ho preparato io, l'ha preparato uno dei miei compagni. Forse gli ho fatto credere che fosse per un bene superiore o qualcosa del genere. Quando si tratta di cucinare, escono tutta la sua passione e sincerità. Sa quanto sia importante per le persone. Personalmente sono molto felice che ti sia piaciuto. Passione e sincerità. No, ora ho capito tutto. Grazie mille, finalmente sto iniziando a pensare che c'è ancora un po' di speranza per me. D'ora in poi puoi chiamarmi Foxiel, futura sposa. E visto che mi ha aiutato a rinvigorire il corpo e la mente, dovrò sdebitarmi. Bella. Grande Foxiel. Volpe cerca marito. Farò danzare la mia lancia per te. E proverò anche a non distruggerti la cucina. Ecco, sarebbe gradita questa cosa. Ok. Perfetto. E così abbiamo reclutato anche lei. Adesso le cose che facciamo prima di chiudere, perché tanto ormai stiamo chiudendo per stasera, che abbiamo fatto già un bel po', sono espandere qui con le... Ah no, cacchio. Trucciolo di albero sacro mi manca. Puttana Eva, pensavo di averceli sti materiali. E vabbè. E niente, lo faremo poi. Oh, qua posso farlo. Però no, aspetta, vediamo se c'è qualcos'altro che possiamo aumentare magari. Truccio di albero sacro, dove cazzo si trova? Conferisce all'officina un magnifico... Vabbè, sì. Ok. Qui cosa mi serve? Lo rialco. Costruisci il tuo primo punto di riferimento. What? Punto di riferimento. Cosa vuol dire crea il mio primo punto di riferimento? Allora, intanto mandiamo in spedizione... Aspetta, forma gruppo. Qua ci dobbiamo rimettere cosa? Hildi. Ok. Ci siamo. Ok. Direi che abbiamo finito per oggi. Così io posso dedicarmi ora al reclutamento. Perché qui ci sono diversi personaggi che penso adesso di poter reclutare. C'è anche la sfida di cucina che devo fare. La quest dei Beyblade da portare avanti. Perché ancora lui non l'ho reclutato.
Però oddio, non credo me ne manchino tanti personaggi, perché già siamo sopra i 100. Ne abbiamo reclutati un paio già oggi. Peccato che non c'è un modo per controllare quanti ne ho reclutati, perché effettivamente, cioè, dovrei farlo da qua. Dovrei controllarli da qui. Più quelli che ci sono qui. Cioè, dovrei contarli tipo così. Anche se alcuni comunque non sono né in combattimento e né di supporto, quindi in realtà è un po' falsata la cosa. Non c'è un albo dove poterli controllare. Perché tipo loro per esempio non combattono, però sono comunque personaggi. Effettivamente dovrei cercare una sorta di albo. Perché solitamente c'era Luke con la tavola questa qui, che mi permetteva di controllare quanti personaggi avevo reclutato. Qua invece non c'è sta roba. Ah no, aspetta, forse posso controllarla qua. Perché qui c'è l'elenco. C'è il rango qua, l'elenco azioni. Vedi, tempo giocato, bug ottenuti. Ecco, numero di personaggi reclutati, 106. Ok, ne abbiamo 106, quindi me ne mancano esattamente 14 in teoria. Perché se sono 120, me ne mancano 14. Numero di boss sconfitti, danni totali inferti ai nemici, oggetti... ok, numero di otto in cui raggiunta... numero di gare, ok... Sì, ne abbiamo reclutati 106. Siamo a quota 106. Quindi in totale per completarli tutti me ne mancano altri 14. Tra cui ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diciamo 6, perché lei sicuramente forse si recluterà alla fine. Quindi ne abbiamo 6 qui e in teoria siamo a 112. E poi ce ne sarebbero altri 8, che penso siano di trama alcuni. Sicuramente saranno di trama, perché ci sono i dragoni, quelli là, i dragonici, che si uniranno per trama, sicuro. Poi ci sarà anche il generale che si unirà per trama, un po' come Kiba. Quindi sì, un paio sono di trama, per cui stiamo andando benissimo in realtà. Per essere la prima run sono molto soddisfatto di come sta procedendo. Allora, io ho paura a salire sopra, perché non vorrei che mi scattasse la cutscene e quello. Questo, diciamo, lo voglio fare poi domani. Voglio continuare la trama domani, con calma. Qui abbiamo altre ricette che però penso che le abbiamo già consegnate, ma le consegnerò dopo, anche perché devo fare le sfide di cucina. Quindi va bene. Direi che salvo da un'altra parte e poi va bene così. Ok.